Ho portato a casa un po' di legna di recupero dalle ditta, tutta roba di scarto che potrebbe andarmi bene. Ci sono un po' di chiodi da togliere, tipo questi, oppure queste viti qua, che alcune sono anche dritte per cui le recupero che possono andarmi bene. Ci sono alcuni legneti tipo questo, che vedete bello anche levigato, per cui non devo metterci le mani più di tanto. E dopo invece c'è qualcosa qua di un po' più rovinato, come questi che ho già pulito, vedete qua sicuramente serve una levigatina. Poi ho portato a casa anche questi qua belli grossi, anche questi erano in mezzo alla legna da gettare, sicuramente mi servono. Novità, guardate cosa mi è arrivato. L'unboxing più veloce del mondo. Pesa, pesa. Questo è un piccolo sogno che si è realizzato. Elvi Fox 180S, saldatrice a filo continuo. Vedete la volpetta? Tac. Somiglia un po' al musetto che avete visto prima. Questa qua l'ho presa grazie a un'offerta che ha fatto Murphy Maker. Se lo conoscete, andate subito a cercarlo su YouTube, ma sicuramente lo conoscete. E ha fatto delle bellissime offerte per un bel po' di saldatrici di vari modelli. A elettrodo, TIG, queste qua a filo continuo, taglia al plasma e anche saldatrici più grandi. Dateci un occhio. Soppalco time! Sicuramente avete visto questo video nel mio canale, se no ve lo lascio qua sopra in descrizione, andate subito a vederlo. Sono tutti moraletti o travetti o conventini da 45x45. Vedete che ci ho fatto questa struttura a nido d'ape, bellissima, perché così resta bella aperta. Vedete che il neon è metà, sarebbe metà coperto praticamente, invece lasciandola così aperta la luce mi filtra in basso come ho già detto nel video, ve lo faccio vedere al volo. E per fissarlo al soffitto ho fissato quel travetto lì al soffitto e ci ho messo dentro la resina bicomponente, in modo che i tasselli restino bene fissati. E dopo sono venuto giù con degli altri travetti e li ho attaccati con una svalangata di viti. Eccoli lì, parte per parte. Non so se questi riuscite a vederli. Eccoli lì, sì, track. E poi ovviamente ci ho dato una bella mano di impregnante all'acqua, in modo che me lo protegga bene da eventuali tarli o comunque dal passare del tempo. Detto impregnante all'acqua, eccolo qua, Elephant Ele Stainwax Pro. Impregnante all'acqua cerato. Elephant, mi raccomando. Non ve lo dico a caso, ve lo dico perché ho stretto questa piccola collaborazione con la Elephant e con Nino di HBU Shop, per cui ragazzi, se avete bisogno di prodotti Elephant, andate a darci un occhio al sito internet. Momento pubblicità, però ne vale la pena, andate a vederli che andate a darci un occhio, hanno prezzi buoni. Nino è disponibilissimo, se avete qualsiasi tipo di domanda da fare, fatevi sentire. Qui cosa abbiamo? Lampade, queste sono una cosa di cui vado molto 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 orgoglioso. Uno degli ultimi progetti che ho realizzato. Allora, per spiegarvi in breve, ovviamente andate a vedervi il video, che ve lo metto sempre qua sopra, da qualche parte. Queste assi qua, vedete che hanno questi segni. Praticamente, erano i segni che una volta facevano i taglialegna sui tronchi degli alberi per riconoscere i tronchi. Ovviamente nei boschi di alta montagna, ogni famiglia aveva i propri segni caratteristici che venivano fatti con questo attrezzo qua. Adesso ve lo faccio vedere. In realtà ce n'è uno di vecchio di famiglia, visto che mio papà era originario dell'Alta Bellunese. Questi qua praticamente venivano impugnati in questa maniera. Faccio vedere quella sinistra, faccio un po' fatica, in questa maniera, e il solco veniva fatto tirando praticamente in questa maniera sul tronco. Questa parte qua è bella affilata, vedete? Macro, dai macro, dai macro. È bella affilata e lasciava il segno sul tronco. Questo perché una volta che portavano i tronchi a valle in segheria, poi dovevano ovviamente riconoscerli per fare il prezzo al proprietario. E ho trovato, tagliando legna su in montagna, praticamente ho trovato queste assi stravecchie, tutte ovviamente piene di tarle e ricoperte di polvere, che erano in mezzo alla legna da tagliare. Ovviamente le ho messe da una parte e quest'anno finalmente mi è venuta l'ispirazione e sono riuscito a creare queste cose qua. Questo pezzo di ferro qua, che ce n'è uno qua e uno qua, è un cardine di alcune vecchie finestre o di porta vecchia. Ho tagliato la parte finale, ovviamente è stato fatto tutto in ferro battuto all'epoca, per cui avrà
almeno 100 anni, mi sa, questa roba qua, che ho trovato sempre in mezzo ai ferri vecchi in una cassetta che avevo su in montagna, e per cui roba, sì, di qualche parente. L'ho riscaldato, ovviamente, ribattuto a ferro sull'incudine, tagliato, forato, e con lo scalpello mi sono aiutato per fare l'incisione sul legno, ci ho infilato dentro il cardine e dopo ho inserito il bottone. Ovviamente sotto ci sono tutti i collegamenti elettrici che ho chiuso con una piastra di ferro, anche perché così mi rende più stabile il pezzo, me lo metto in bolla soprattutto, e fa sì che non si possa spostare facilmente. Questa campana porta lampadina l'ho presa dalle Leroy Merlin, perché vedete che ha questo effetto ramato bellissimo. L'ho fissata con delle borchie, e anche il cavo intrecciato old style, molto old style, l'ho preso sempre dalle Leroy Merlin, assieme ovviamente al dimmer e alla presetta. Il dimmer serve per aumentare o diminuire l'intensità delle luci a piacere. Ovviamente bisogna mettere delle lampadine che siano dimmerabili. Comunque, se chiedete al personale delle Leroy Merlin, sicuramente saprà aiutarvi. Le lampadine non ci sono perché devo imbustare queste due lampade qua e consegnarle perché sono un regalo. Le lampadine che ho preso sono queste qua, sono tonde, non hanno forme particolarmente strane, però hanno l'avvolgimento che dà l'effetto vintage, infatti come c'è scritto anche nella scatola, a LED. Consumano praticamente pochissimo, le ho prese sempre dalle Leroy Merlin, costicchiano perché no, ovviamente non ve le tirano dietro, fanno 4 watt, per cui è una stupidata, e sono dimmerabili. Cioè, vedete che c'è scritto dimmerabile. Vuol dire che con questo potenziometro qua potete aumentare o diminuire l'intensità luminosa per fare un effetto un po' più soft, oppure per avere luce per, ad esempio, leggervi un libro. Bene, comunque guardatevi il video perché nel video vedete veramente tutti i passaggi che ho fatto per crearle, e ripeto, ne vado molto ma molto ma molto molto orgoglioso perché sono venute benissimo. E questa non ve l'avevo neanche ancora fatta vedere da vicino, eh? Allora, qua c'è scritto FEP8, è il modello dell'incudine. L'ho presa a Piazzole sul Brenta, in provincia di Padova. Fanno un mercatino dell'antiquariato fotonico. Dovete andarci una volta nella vita perché è veramente grande, ci sono più di 1000 espositori. Lo fanno nel centro del paese e trovate veramente di tutto. Io ho comprato un sacco di cose lì. Questa qua l'ho presa lì ed è stata una mega, 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 mega occasione. L'ho pagata tipo 250 euro. Sono 40 kg di incudine, c'è il suo ceppo originale che dovrebbe essere o in melo o in pero a occhio. E in più c'era anche la sua mazza. Eccola qua, da 2 kg, ma questa vabbè è lo stesso perché tanto io ho il 6. Questa bellissima incudine, il tipo che me l'ha venduta mi ha raccontato un po' un pezzo di storia. Praticamente hanno rilevato una vecchia fabbrichetta artigianale, diciamo, che facevano organi per le chiese. Per cui questa incudine qua veniva usata per appunto ribattere le canne degli organi, soprattutto per creare ovviamente le tonalità giuste da utilizzare nell'organo. Per cui è sempre stata utilizzata per battere ottone o comunque metalli dolci. Infatti non è per niente rovinata. Vedete anche sopra, c'è qualche sbeccatura, ma quella è normale. Però vedete, è perfetta, non è mangiata, qua di solito si vede nella conca, oppure è rovinata. Vedete anche il piano qua sopra, è in bolla perfetto. È del 1930, mi ha detto. Penso di sì. Occasionissima, sono stracontento e vabbè, è bellissima. Basta. Mentre tornavo a casa l'altra sera, sono passato vicino a una piazzola di sosta e c'era un bel furgoncino con sto vecchio signore con la barba simpaticissimo che vendeva tutte attrezzature militari e aveva queste due cose usate, un bel marsupietto e anche questo vecchio zaino da alpini. Allora, questo qua l'ho preso perché io ho già un marsupietto del genere dove dentro ho una specie di kit, chiamiamolo, di sopravvivenza che mi porto sempre dietro quando vado in montagna. Siccome quest'estate che sono andato in montagna ho rotto questa, la cerniera praticamente, mi si è aperta a metà. Questo qua invece è originale dell'esercito, mentre quello che avevo io era una copia, una cinesata praticamente. Infatti è durato, e per carità, mi è durato 5-6 anni, però alla fine ha ceduto. Ho deciso di comprare questo, sperando che
resista un po' di più. Ho pagato tipo 20 euro, sì, proprio un pochissimo, niente di particolare. Vediamo se riesco con una mano sola ad aprire la cerniera. Eccolo qua. È impermeabile, ovviamente, c'ha un po' di taschette, sia qua, queste due piccolette, poi qua ne è un'altra grande, qua una tasca grande, anche questa con una tasca in rete dentro. Qui dietro non ha più tasche, poi ha due taschette laterali piccoline, una di qua e una dall'altra parte. Eccola qua. Ha la sua tracollina, per cui può essere portato come borsa, anche perché è pieno, pesicchia, oppure agli attacchi qua dietro e i passanti per fissarlo alla cintura o in alternativa al ghibernaggio, se dovesse usarlo comunque un militare, ecco. Può attaccarselo alla ghiberna. E quindi questo lo userò come kit di sopravvivenza. Magari un giorno vi faccio vedere il video di tutto il materiale che ho dentro. Questo qua invece è questo zaino era degli alpini e non l'ho neanche ancora aperto, a dirvi la verità, per vedere come è messo dentro, e voglio utilizzarlo come borsa della moto. La borsa che ho adesso nella mia motoretta, che è dalla parte di là della mia motoretta, adesso se riesco ad aprire dopo vi faccio vedere, anche quella ha la cerniera che sta un po' andando, si sta un po' rompendo e mi dispiace perché c'era un po' affezionato. Anche quella comunque l'avevo presa sempre da un personaggio del genere che vendeva sti robe dell'esercito usate. Magari l'ho presa sempre da quella, non lo so. Comunque anche questa ovviamente deve essere impermeabile perché ho bisogno di proteggere le cose che metto dentro. Infatti vedete che è tutta cerata dentro. Ci sono due tasche, due belle tasche laterali con il velcro ma anche con i lacci, per cui si possono chiudere bene bene bene. Dentro è ovviamente tutta cerata anche all'interno ed è impermeabile. Adesso devo vedere come fissarla perché dietro ha le sue bretelle, ovviamente devo vedere come fissarla alla moto in modo che non mi crei problemi, che non vada contro le ruote o mi si infili all'interno dei freni. Ecco, comunque questo bellissimo zaino andrà a sostituire la borsa che ho adesso della moto, e la borsa che ho adesso della moto vedrò di sistemarla ed eventualmente fare una seconda borsetta sempre della moto da utilizzare in caso di necessità. Comunque tutto ovviamente intonato al mio inseparabile stile mimetico. Ieri, terza domenica del mese, sono stato a Soave, qua ovviamente in provincia di Verona, è un paesino vicino a dove abito io, a 5 km da casa mia. E la terza domenica del mese fanno il mercatino dell'antiquariato e del riuso. E ho preso, allora, questa qua l'ho comprata intanto, è una piccola morsa, mi è piaciuto un sacco perché ha anche, vedete questa incudine qua dietro, questa piccola incudine qua, è una 80. Marca, non so se ha marca, no, non la vedo e non lo so. Comunque ha la base rotante e poi ha anche questa cosetta qua che è una mini morsa all'interno della morsa. Penso che sia per bloccare i tondini in modo da poterli poi ribattere e lavorare. Comunque le ganascette sono, vedete, intercambiabili, anche perché se la apro è un po' arrugginita, ma è un po' arrugginita, ma sì, insomma, dai, gira comunque abbastanza bene. Le ganascette si possono intercambiare, vedete che hanno le viti. E poi ho un'altra piccola morsetta della Mundus, c'è scritto qua sotto Mundus, sempre da 80 mm, da qua a qua. Questa è stra mega arrugginita e ho provato ad aprirla ma non si apre e si inchioda tutto, c'è la lametta qua dietro che tiene ferma, la lametta questa qua che tiene ferma la vite, praticamente il verme che si sposta in fuori quando io lo apro, perché qua dietro è bella arrugginita, infatti bisogna pulirla
lasciarla nell'aceto per boh, tipo 3 anni e dopodiché forse si sbloccherà qualcosa. Un po' di svitol come non ci fosse un domani e anche qua c'è la gallonasceta intercambiabile, dovrò sistemarla. Allora, questa è 25 euro e questa me l'ha regalata. Perché me l'ha regalata? Perché ho preso questa bellissima cosa qua dietro che mi sto emozionando nel farvela vedere. Allora, alcuni di voi sapranno che cercavo una morsa da falegname, cioè cercavo la vite per farmi la morsa a zampa di cane, cioè questo tipo, proprio questo tipo di morsa qua, perché volevo farmi il banco da lavoro che sarà questa cosetta qua e andrà messa lì praticamente. E ieri, fatalità, al mercatino mi è saltata fuori questa bellezza. Allora, è una figata innanzitutto, ma questo penso che l'abbiate ormai capito. E vediamo se riesco a farvi vedere un'inquadratura un po' più grande. Eccole lì. Praticamente è una morsa da falegname da viaggio. Questo mi ha spiegato il tipo. Cioè, una volta il falegname di turno se la caricava nel carretto, andava in giro nelle varie contrade, si fermava quando qualcuno aveva bisogno di fare dei lavori e il falegname lavorava. E questa faceva da morsa da viaggio. Si vede che è legno antico. La morsa è bella arrugginita e anche questa è di ferro. Sì, è un bel attrezzetto di ferro antico. Qua per fermarla ci hanno ribattuto dei vecchi chiodi fatti a mano. Praticamente sono questi due zoccoli qua, belli grossi, che fanno più o meno 20x15. E attaccati insieme ci sono con questi due travetti. Qua ci sono le due ganasce della morsa. E qua c'è questa. Vediamo se riesco a farlo vedere. Questa asse forata che va a infilarsi qua dentro, c'è sempre un bel chiodo, quello qua, che fa da perno per fissare la morsa, cioè si tira indietro, io svito praticamente, svito le mie ganasce, tiro indietro quell'asse lì, dopo in base a dove devo, alla distanza che mi serve, ci infilo il chiodo lì dentro che mi fa da perno e quello permette praticamente alla parte sotto della morsa di non richiudersi indentro nel momento in cui io tiro il pezzo qua sopra. L'ho provata con uno di quei travetti lì prima e devo dire che tiene molto bene. Anche questa è stravecchia, avrà, boh, non so se ha 100 anni, ma devo guardare bene se ha una data incisa da qualche parte, perché di solito questi attrezzini qua ci incidevano la data nel legno. Devo guardare bene, devo ripulirla bene anche perché è tutta sporca. Comunque questo penso che sia il suo posto definitivo all'interno del garage. Se non è qua, sarà comunque lì sotto i martelli, perché là devo farci stare il banco da lavoro e dopo fra il banco da lavoro che verrà fuori e i martelli devo riuscire a farci stare il banco sega in qualche maniera, perché lì mi dà proprio un sacco di fastidio e devo farcelo stare lì in mezzo. Comunque questo è l'arrivo di ieri. L'ho pagato. Allora, me l'hanno praticamente regalato perché un pezzo così è una roba fantastica. E secondo me il prezzo che a cui me l'hanno venduto è, non so, è niente. Ci ho dato 80 euro alla fine, ok? E 80 euro per una cosa così è veramente un regalo, dal mio punto di vista. Poi magari voi potete trovarlo, recuperarlo a meno. Per me 80 euro per una roba così sono niente. Ed è veramente, veramente, veramente bello. Chiaro, bisogna avere anche posto per tenerlo, perché non è semplice. Pisicchia perché l'abbiamo caricato e scaricato in due persone, però ne valeva la pena.